Wow 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 amici appassionati di gaming e di Hearthstone, ben entrati sul canale del Duca. Oggi siamo qui per vedere un po' le ultime news riguardo alla modalità standard, tutto quello che succederà in Hearthstone, magari le carte che mancheranno ai deck più forti che ci sono in ladder al momento. Vi esporrò anche il mio parere riguardo queste novità che la Blizzard sta portando dopo aver visto diversi pro, aver sentito cosa dicono, aver letto, essermi informato, mi sono fatto anch'io la mia idea. Partiamo magari ragazzi dal dire che la modalità standard era inevitabile. Secondo me è inevitabile perché se pensate che a turno 4 per esempio quasi tutti i deck hanno lo shredder, moltissimi deck hanno lo shredder, la Blizzard con l'andante dell'espansione avrebbe dovuto, per sostituirlo, fare una carta ancora più forte dello shredder, che è già una cosa esagerata. Questo vuol dire che tra 4-5 espansioni, tentando di fare delle carte sempre migliori, sto facendo l'esempio del turno 4, si sarebbe arrivati, per dire, a qualcosa di incredibilmente forte per poter far sì che lo Shredder sarebbe passato in secondo piano. Quindi questa è la prima scelta che mi sento di appoggiare, perché sennò allora non ci sarebbe mai stato più il riciclo di carte e tutte quelle che sarebbero usciti a turno 4 non avrebbero mai avuto spazio. Quindi per questo motivo mi sento di dire che la standard poteva essere assolutamente una scelta. Tutti i giochi di carte, come molti di voi sanno, poi vanno a finire in questa maniera, perché sennò chi comincia a giocare tra 2 anni si trova dietro tipo 7, 8, 10 espansioni da dover comprare per potersi aggiornare. Quindi la scelta della Blizzard l'appoggio in questo caso. Esistono certamente delle ombre in questo cambio che era inevitabile, ripeto, secondo me. Come può essere il tirare via dal negozio GVG e appunto Naxxramas. Secondo me questa è una scelta che non capisco al momento, l'unica cosa che posso pensare è che loro vogliono che i nuovi giocatori arrivati vadano nella standard, loro vogliono puntare tutto sulla standard e la paura è che nonostante quello che dicano, ossia che troveranno bilanciamento sia nella standard che nella wild, alla fine probabilmente la wild piano piano andrà alla deriva, perché chiaramente con tutte le espansioni che escono nella wild ci saranno dei mazzi super combo incredibili, non so cosa posso aspettarmi, perché se tolgono carte dalla standard è per avere spazio di design di altre carte che magari con interazioni con Naxxramas, GVG e tutte le espansioni che verranno tolte avrebbero avuto probabilmente effetti devastanti. Quindi la mia paura è che la wild piano piano andrà alla deriva e magari, chi lo sa, forse un giorno verrà anche tolta, non lo so, non so come pronosticarlo, ma la Wild, ecco, mi fa un po' paura, lasciata così a mandata a se stessa, anche se hanno assicurato che anche lì terranno d'occhio la situazione. Chiaramente loro puntano tutto, come vi ho detto, sulla standard, i top 100 varranno solo quelli da standard, i punti per i loro tornei varranno solo in quella modalità, e quindi staremo a vedere. Secondo me era un cambiamento da fare, non so in che tempi, in che modi, ma era un cambiamento che prima o poi andava fatto, certo che potevano farlo in una maniera un po' più, come dire, sensata e, a mio parere, ripeto, la Wild hanno dovuto metterla, perché sennò i vecchi giocatori sarebbero entrati a spaccargli, sarebbero andati a casa loro a spaccargli tutto in testa. È stata una cosa obbligatoria della Blizzard, ma se avessero potuto venire lì con il flash di Men in Black e farvi così, avrebbero messo la Wild e avrebbero fatto sparire tutto quanto sotto al tappeto. Quindi ragazzi, insomma, il cambiamento ci doveva essere, ma è stato fatto in una maniera che non mi fa impazzire. Come vi ho già detto l'altra volta, ragazzi, tutte le carte potrebbero essere anche da voi disincantate se considerate di giocare solo la standard, solo la competitiva, quella che la Blizzard preferisce, che vi farà assolutamente giocare in ogni modo possibile e immaginabile. C'è da dire che la nuova espansione molto probabilmente sarà molto molto grossa. Hanno detto la più grossa espansione finora uscita, si parla tra le 150 e 200 carte, se noi siamo vicini appunto alle 200 carte, quindi saranno veramente una valanga di carte, anche perché dovranno sostituire diversi servitori, diverse magie che spariranno. Andiamo a vedere allora i più famosi deck al momento cosa perderanno. Vediamo subito, questo è il Warlock che perderà Implosion, che è una carta assolutamente fantastica, quindi Implosion se ne va. Haunted Creepers, altra carta veramente che incide, nel Rubian Egg, nello zoo è veramente veramente forte con il potere travolgente, e l'Oteb. Quindi queste sono le carte che perde lo zoo, sono carte veramente molto molto pesanti. Il Control Priest perde la Light Bomb, qualcosa di fenomenale secondo me, il Zombie Show. Dead Lord, altra carta che appunto incide tantissimo. Vol'jin, così così, e Sludge Belcher, che è una perdita per moltissimi deck.
il Seeker fottuto Paladin, come lo chiamo io, alla fine non perde il Mysterious Challenger, ma perde tutto il suo early game, le prime giocate, i primi 3-4 turni li perde tutti, perché perde Shield Minibot, perde la Kogammer fortissima, Master of Battle OP, Haunted Creeper, Pilote Shredder, appunto, Sludge Berserker e il Dottor Boom, che lo perdono veramente in tantissimi. Quindi, nonostante potete pensare che è ancora giocabile, perde anche Avenge, uno dei segreti migliori, forse il segreto migliore che ha il Paladino. Quindi è in questo momento sarebbe ingiocabile Secret Paladin. Oil Rogue perde appunto l'Oil, chiaramente perde l'Oil, perde il Pilote Shredder come molti deck che è fortissimo, perde l'Oteb, perde Sludge Belcher, perde Dr. Boom. Diciamo che l'Oil è usato anche se in una copia, ma alcuni deck addirittura ultimamente ho visto che non lo portano neanche, anche se agli ultimi tornei devo dire che l'hanno utilizzato in molti, anche in doppia copia. Vediamo un po' il mid range Patron Warrior, perde a Deadbite, che è una l'arma forse più forte, probabilmente più forte insieme a Lash Ardente per quanto riguarda il Warrior, Unstab Goal, che è una perdita relativa secondo me, e Dr. Boom. Il Control Warrior perde la Shield Maiden, veramente, veramente buono come drop a 6 per quanto riguarda il Control, Sludge Batch, Dr. Boom e la Deadbite. Ok, non vi ho detto, siamo su Hearthstone Top Decks, un ottimo sito per reperire dex e per reperire news riguardo Hearthstone, e stiamo dicendo che il mid range Fast Druid perde la Shade, che non è proprio fondamentale, lo Shedder è ottimo, l'Oteb e il Dottor Boom, quindi non perde moltissimo perché la combo rimane intatta, anche se poi parleremo dei possibili nerf, perché saranno tutti nerf per quanto riguarda le carte base e le carte classiche. Il mid range Hunter perde Web Spinner, perde Haunted Creepers, perde lo Scendetto Pazzo, che forse è la perdita quella più pesante, perde assolutamente Pilote Shredder, Lotter e Dottor Boom. Haunted Creeper, Gavzuka e Mad Scientist per il Face Hunter, che secondo me comunque rimane abbastanza intatto. Il Match Mage perde qualsiasi cosa, non stiamo qua neanche a fare il conto, perché perde tutti i mech praticamente. Landlock perde la Duck Bomb, che è fortissima, per quanto riguarda Landlock probabilmente ci sarà qualche sostituto. Anti-Killbot, altra carta spesso usata in tantissimi mazzi, e quindi ci sarà probabilmente un sostituto. Sludge Belcher e il Dottor Boom. Sputafango, ovviamente mi dico in inglese, ragazzi, ma sono. Li conoscete anche in inglese. Andiamo a vedere adesso il Freeze Mage, che non perde moltissimo, perché perde solo Anti-Killbot, che alcune liste non lo portano neanche. E il Mad Scientist, che comunque è una perdita, ma per secondo me il Freeze Mage è minore, di minore importanza rispetto ad altri deck. Quindi avete visto un po' quello che hanno perso, la Blizzard sa cosa uscirà dai deck, vedremo cosa si inventeranno. E ora ragazzi facciamo un'occhiata velocissima appunto a quello che perdono le classi, proprio l'abbiamo già visto anche l'altra volta, comunque le migliori carte che perdono le varie classi, perdono, vedete che il Druido perde Tree of Life, Group Tender e appunto qua c'è questa Brokeback, vuol dire che non perde praticamente nulla di forte, il Druido è l'unica classe che non perde nulla. Vedete che l'Hunter hanno messo appunto Web Spinner, Gavzuka e Malorn tra le carte di classe, perché alla fine lo usava solo appunto l'Hunter quando usciva dal ragnetto. Il Mage perde Unstable Porta, che è fantastico, troppo forte secondo me, Flame Cannon, Goblin Blast Mage e Snowchugger, questa è classe per classe. Paladino perde veramente tantissimo in early game, perde anche la combo con il Quartiermastro, perde veramente tanto. E il Priest altrettanto, perché perde Belvogin, è dimenticabile, ma dal Curtis buono, Light Bomb super, Light on Naro buona, Shrink Master così così, Valenciose molto buona, perde l'Oil, il Rogue, Crackle, Neptulon, Power Mace e Whirling Zapomatic li perde, il Warlock perde la Dark Bomb, l'Implosion, Mal'Ganis e il Void Collar di forte, Deadbite e Shield Maiden per il Warrior, e queste sono tutte le carte, diciamo, neutrali, forti, che spariranno, vedete? A parte questa presa per il culo che è Amazing Grey, se l'ho dato che se ne va, il resto è tutta roba veramente, veramente forte. Ora ragazzi, entriamo in game per vedere, facciamo un totto pronostici ragazzi, per vedere secondo me le carte che potrebbero essere toccate dai nerf. Staranno tutti nerf, staranno tutti cambiamenti forti, si parla tra 2 e 20 cambiamenti, ben me lo ho detto, quindi ci attesteremo sulle 10-12 cambiamenti, sono veramente tanti per le carte base e le carte classiche. Allora ragazzi, andiamo a vedere un po', secondo me, le carte che potrebbero essere toccate dai nerf. Per quanto riguarda il druido c'è molto da dire,
Innervazione, veramente una carta molto molto forte. Può essere a volte un problema, ma non lo so, potrebbero anche pensare di non far superare mai 10 di mana per quel turno, per quanto riguarda appunto il druido, non lo so, vedremo che cosa succederà, cioè utilizzare, non so, arrivare fino, non so, uno può arrivare fino a 8, poi usare qualcosa, usare due innervazioni e gioca per 12 quel turno. Limitarlo a 10, il massimo di cristalli sbloccabili è 10, è un minimo nerf, ma volendo ci potrebbe anche stare. Il ruggito selvaggio, ragazzi, è una delle carte più indicate per un nerf, più discusse, non c'è niente di ufficiale, ma il ruggito selvaggio è veramente, veramente, veramente fortissimo, soprattutto se comparato a... dove sei? Allo sciamano con la brama di sangue. La brama di sangue costa 5 e dà più 3 attacco ai tuoi servitori per questo turno. Questo costa 3 e dà più 2 attacco ai tuoi personaggi per questo turno, quindi dà anche all'eroe. Quindi quello là costa 5, dà 1 in più di attacco, ma non lo dà al tuo eroe. Questo lo dà addirittura anche al tuo eroe. A me sembra un po' sgrava, sempre stata un po' sgrava come carta, e probabilmente ci sarà un ritocco, potrebbe esserci addirittura un costo 4, ipotizzo io. Quindi questa è la mia idea per quanto riguarda il druido. Andiamo sull'Hunter. L'Hunter non c'è molto da dire, secondo me. È già stato toccato, ritoccato e toccato in tantissimi modi, come poteva essere il Conde Affamato, che una volta costava decisamente di meno, e anche Sguinzale Segugi è cambiato nel tempo, quindi che non è neanche una carta base ma una carta classica, la vedremo dopo. Anche l'Ordine di Morte, ragazzi, cosa dite? Costo 3, 5 danni, boh, non lo so, è forte, è molto forte, quindi io mi sto indirizzando sulle carte molto molto forti, non dico che ci potrebbe essere un nerf, ma per quanto riguarda l'Hunter, ecco, delle base, mi espongo sull'Ordine di Morte, che è veramente, veramente forte. Potrebbero anche questo magari fargli fare un danno in meno, oppure alzarlo di costo. Non lo so, vedremo. E io sto ipotizzando, ragazzi. Per quanto riguarda il mago, il nostro amico mago, la Jaina, la nostra amica Jaina, vediamo un po' di cosa... Vabbè, la palla di fuoco costa 4 o 6 danni, è sempre stata decisamente forte anche questa. Vediamo se toccheranno di queste, onestamente. Io l'unica che potrei ipotizzare è la palla di fuoco. Magari non lo so cosa potrebbero fare la palla di fuoco. È fortissima, comunque resta fortissima. È un'ottima carta. Il paladino, le carte base. Vediamo un po', non vedo niente interessante. La consacrazione, diciamo che di per sé non è fortissima, ma con l'eguaglianza diventa veramente, veramente forte. Pulisci la board praticamente con 6 di mana, mentre il Warlock fa praticamente la stessa cosa con 8, quindi non lo so. L'unica che mi sento di prendere in considerazione è quella lì. Anche se potrebbe essere toccata l'eguaglianza, o magari non potrebbe essere toccato nulla. Però si parla di così tante carte, quindi si potrebbe anche... stiamo scommettendo, ecco ragazzi, stiamo scommettendo. Per quanto riguarda il sacerdote direi nulla. Non vedo nulla di così sgravato. Andiamo sul ladro. Il ladro, anche qua non c'è nulla di, secondo me, preoccupante. Forse l'unica cosa, vediamo un po', l'unica cosa che potevo pensare di toccare è la preparazione, ma non è tra il set base, che è abbastanza un problema a volte per il ladro, che non possono far uscire delle magie troppo forti, perché avevo la preparazione, fa dei danni devastanti. Lo sciamano, come vi ho detto, anche questo non ha particolari problemi, se non forse l'arma di roccia dura, che in combo con... appunto il martellone fa veramente danni devastanti, cioè con questo qua puoi fare veramente 16 danni in un turno solo con l'arma, puoi fare, perché fa più 3 fa 6 8 8 16. Questa potrebbe essere una delle carte che forse eventualmente potrebbero ritoccare. Ragazzi, stiamo andando veramente a ipotesi, poi voglio sapere anche la vostra nei commenti, quali sono le carte che secondo voi potrebbero andare a modificare. Altre fortissime non le vedo, il maleficio è forte, però è l'unica rimozione che ce l'ho sciamano. Lasciamogliela. Andiamo sullo stregonezzo. Il mio stregone già non ha fatto fuoco dell'anima nel tempo. Carte fortissime non ne vedo, no. Qua non vedo niente di incredibilmente fastidioso. Il guerriero carica turbine, assalto eroico, asciardente forte, il mietimorte sì, non si usava neanche più prima. Gli hanno già nerfato il capitano cantaguerra, quindi direi che è tutto regolare. Sulle carte generiche, per quanto riguarda le carte base, però non vedo niente di clamoroso. Non vedo niente che possa essere nerfato, a mio parere. Se vedete qualcosa, ragazzi, chiaramente fatemelo sapere in descrizione.
sono tutte carte abbastanza non utilizzabili, quindi probabilmente non verrà toccato nulla. Andiamo sulle carte classiche. Ira Silvana è buona, ma secondo me non verrà assolutamente toccata. Il custode del bosco è discretamente forte, secondo me è molto forte, perché puoi scegliere silenziare o far due danni. Costo 4, 2, 4, secondo me questo è veramente forte, non so. Io ragazzi voglio vedere le carte più forti, quindi magari vado io a vedere, insomma, delle ipotesi, ripeto. È forte il custode del bosco, è veramente tanto forte. Due lunghi anche lui è molto forte, però secondo me è più bilanciato. Il custode del bosco è veramente strong. Antico sapere a costo 7 ci sta, anche se comunque ti fa un 5-5 e peschi due carte, quindi anche questo lo vedo molto molto strong. Antico della guerra e Cenarius, vabbè, comunque questi, ok, forse fosse silenziato, Cenarius viene anche giocato pochissimo. Per quanto riguarda il nostro amico Cacciatorino, senza più lo scintito palazzo, le sue trappole possono essere anche lasciate così. Quinzale Segugi è veramente forte, ma secondo me se sta nel fatto nel tempo non la toccheranno assolutamente. L'altro King Savane è davvero davvero forte, perché è un 6-5, ma in realtà è un 9-10, perché evoca poi 2 iene 2-2, quindi 4-4, andiamo a 10, quindi è un 10-9 a costo 6. Questo è veramente tanto forte, non lo so, io vi sto dicendo quelli secondo me esageratamente forti di classe. Andiamo sul mago, il dragone di mana è veramente fastidioso e discretamente forte, secondo me, non lo so, però gli 1-3 sono in tutte le classi, c'è anche il Trog, c'è quello dello stregone con provocazione, l'ombra del vuoto, non so, il blocco di ghiaccio. È veramente tanto forte il blocco di ghiaccio? Anche il blocco di ghiaccio, insomma, è veramente una potenza come carta. Ti può far vincere una partita. Blocco di ghiaccio, Antonidas. Palle di fuoco a Gogo. Anche questa è una carta, insomma, in certe condizioni è imparabile Antonidas, eh. Vediamo. Altre cose forti non ne vedo. Passiamo al Paladino, con l'eguaglianza che è la sua carta veramente... insomma è più forte, perché è esageratamente forte. Non lo so, questa forse addirittura quella ancora più a rischio, come nerf, è questa. Questa è una cosa, il motore di pesca che non esiste in nessun'altra classe. Che questa tipo fa pescare a 3 di costo, tipo fa pescare 10 carte anche volendo. 10 carte, 9, 10, 8. È esagerato il favore divino. Il favore divino è veramente esagerato. Anche questo secondo me è uno dei più indiziati, perché è veramente esagerato come motore di pesca, appunto. Altre cose non le vedo. Ira Sacra, vogliamo farla? No, sto scherzando. Tyrion, cosa dite? Tyrion è fortissimo. Potrebbe, non so, un nerf fa diventare il Brandicene un 5-2? Non lo so. Tyrion è fortissimo. Rischia Tyrion, se andranno a modificare queste 15 carte, 12 carte, tra queste ci sarà di sicuro. Vediamo un po', il sacerdote penso nulla. Beh, Profeta Velen è forte, però in altre classi sarebbe stato qualcosa di assolutamente insensato, ma nel sacerdote alla fine non è mai stato usato in maniera seria. La preparazione, ho letto, perché poi mi sono anche informato sulle carte di cui tutti parlano, è molto molto forte e magari diciamo così limita un po' le carte che possono creare per il ladro, perché c'è questa preparazione, però è una carta un po' simbolo del ladro, non so quanto questa è fatta. E parlano anche male della maestra degli inganni, perché se gli danno delle carte troppo forti, generiche o di classe al ladro, questa te mette furtività per sempre, e se non hai modo di rimuoverla finisce la partita, che sei morto. Qualsiasi cosa che la maestra degli inganni in combo può mettere in furtività non la puoi più rimuovere, a meno di AOE di un certo tipo. Quindi anche questa è una carta sotto osservazione da molti, ecco quello che vi voglio dire. Io manco ci avevo pensato. Per quanto riguarda lo sciamanone, vediamo un po'. Lupi Spudai, però tutto è sovraccarico, quindi non so quanto possa incidere. Il martelfatto è veramente strong in combo, come ho detto, con quella che dà più 3 attacco per quel turno. Quella di cui stavamo parlando prima, che è appunto arma roccia dura, ragazzi. L'ipotesi nerf potrebbe essere, boh, dai più 3, non al tuo eroe, ma soltanto a un servitore. Questo è il nerf che si ipotizzava, poi non c'è niente di ufficiale, chiaramente. Andiamo avanti, gli altri a me sembrano tutto a posto. E per Gul'dan, a te Gul'dan.
Onestamente l'ombro fuoco è veramente fortissimo, ma a me non sembra niente di incredibilmente sgravato. Jaraxxus è forte, molto forte, ma non credo verrà toccato. Non credo verrà toccato. Andiamo su il guerriero, il colpo di scudo è fortissimo, ma è comunque solo riservato ai servitori, quindi secondo me ci può stare. Furia battagliera, come per certi versi il favore divino, è devastante in certe occasioni, ma col nerf al mazzo del patron resta carta buona ma non eccezionale, però secondo me questa in certe condizioni, se fanno uscire certi tipi di carte per il warrior, diventa veramente un problema. Furia battagliera ti fa pescare veramente un'infinità di carte anche lei. L'esecuzione è fortissima, ma non verrà assolutamente toccata. Il berserk rabbioso ha perso carica, è fortissimo, ma si pompa, ma può essere comunque rimosso il turno dopo comunque dall'avversario. Urlo atroce, veramente strong. E poi c'è Grommash, che penso proprio che non verrà toccato. Tra le carte generiche, Custode dei Segreti, anche se adesso viene utilizzata molto, non credo sia toccata, però minimo rischio ci potrebbe anche essere, visto il successo del Secret Paladin. Altre qua non ne vedo di buone, troppo buone. Questo Sente Violento non credo venga toccato, anche se è una carta strautile, straforte, strausata. Qua non c'è niente interessante. Il gufo, ecco il gufo, ragazzi. A costo 2 tu puoi silenziare chiunque, anche un servitore incredibilmente forte e strapompato. Cosa dite? Il gufo rimarrà a costo 2? Il gufo rimarrà un 2-1 o ve lo cambieranno e lo faranno pagare di più? Il gufo potrebbe essere troppo forte per l'effetto che fa, ecco quello che voglio dire. Si è parlato anche un po' dei lanciatori coltelli, ma a mio parere, dopo che hanno tolto la dunata, l'implosione, queste carte qua, forse non verrà toccato. Cioè, è un'altra di quelle carte che ipotizzano, anch'io ho letto, che possa essere, diciamo, depotenziata veramente forte. Secondo me no, secondo me ci può stare, dato che hanno tolto tutte quelle magie da riempimento della board. Qua non vedo niente di fortissimo. Il Vate è ottimo, però vabbè, ci sta. L'esperto di caccia, se cambiamo un po' la sua funzione, magari cambiamo un suo attacco pari a 8. Ricordate che adesso tutto boom non esiste più, magari l'esperto di caccia verrà anche utilizzato di meno, potrebbe anche essere questo. Però parlavano un po' anche dell'esperto di caccia, il BGH, come viene chiamato in gergo. Vediamo se c'è qualche altra carta veramente troppo forte per magari potrebbe essere toccata. Argus è fortissimo, ma insomma non credo venga toccato, anche se è veramente veramente forte. Anche il Draco di Zaffiro è veramente veramente forte, non credo venga toccato. Questo è l'altro segreto, spezza magie, costo 4-4-3, questo è già più, tra virgolette, pesante come segreto. Però insomma il gufo è una bella scorciatoia, il gufo, ragazzi, questo è che voglio dirvi. Leroy Jenkins senza volto mutante, anche questo può essere un problema per certi versi, per certi per rilasciare certi tipi di carte, eh? Anche senza volto mutante potrebbe essere un problema, anche senza volto mutante. Vediamo, ragazzi, poi vediamo se ci abbiamo preso. Fate voi anche i vostri pronostici sotto nei commenti, e quando usciranno i nerf diremo: cavoli, aveva ragione Tizio, aveva ragione Caio, una l'ha beccata anche il Duca. Sylvanas, che era un po' uscita dai deck, adesso questa diventa una sentenza, ragazzi. Questa è in tutti i deck, dal mid range al control, tutti. Sylvanas, ovunque, vedrete. Vedremo poi cosa uscirà, ma Sylvanas secondo me entrerà alla grandissima nuova deck, come era una volta Cairn, che anche lui era presentissimo. Maligos resta stra strong, però costa 9. Anche Alexstrasza, qualcuno ha ipotizzato che con certi deck è veramente qualcosa di devastante. Non lo so. Isera, Onyxia, eccetera eccetera, e poi anche il gigante di magma, qualcuno ha ipotizzato di farlo pagare 22, quindi non farlo pagare 0 a 10 di vita, ma farlo pagare 0 a 8 di vita, e quindi a 10 costerebbe 2. Ragazzi, vedremo quello che succederà. Intanto il Duca chiaramente non sta con le mani in mano. Sono riuscito ad avere una delle carte della nuova espansione, è una carta innovativa, una carta della Blizzard, sapete che fa sempre cose con un senso, sempre cose innovative per trovare delle nuove vie al gaming, e vi presento la prima carta dell'espansione, lo Sputamango. È una carta, vedete, completamente diversa da quelle uscite finora. È un 3-5 a costo 5 con provocazione, e lascia un mango che viene sputato da chi lo mangia, 1-2 con provocazione. Speriamo che l'espansione non sia così, ossia che andranno a scopiazzare le vecchie carte e le ricopieranno pari pari cambiandogli solo il nome e l'immagine. Chiaramente è una battuta, ragazzi, speriamo che non sia così. Speriamo che facciano quello che devono e che rinnovino davvero Hearthstone. E a questo punto bisogna capire anche come si chiamerà e cosa sarà la prossima espansione di Hearthstone, che vi ripeto saranno, si dice, sulle 200 carte immesse, anche perché dovranno sostituire moltissime di quelle che abbiamo visto prima.
Alcuni dicono che nel Design Insight, cioè l'intervista che fa spesso Ben Broad, c'è un indizio che è questa cosa qua, non so che cosa può essere, una fata, questo potrebbe essere un indizio di nuova espansione, qualcuno dice, io non lo so, vedete questa che ho cerchiato, boh, vedremo se sarà davvero così, qualcuno di voi se vuol fare un pronostico lo leggerò volentieri. Il riassunto del mio pensiero comunque, ragazzi, non sarà facile continuare con la Wild e per chi gioca free to play potrebbe essere un problema andare a prendere le carte magari per crearsi il proprio deck e magari dopo 6 mesi vedersene fa sparire qualcuna, anche se ripeto potete sempre creare dust, ma non è mai un rapporto 1-1, è chiaro che se una leggendaria costa 1600 recuperate solo 400. Quindi ragazzi, il consiglio per quanto riguarda la nuova espansione è 1-1 soltanto, non fate nulla. Non create carte, non comprate buste, tenetela dust, non distruggete le carte duplicate, tenetela lì tutta questa. Io ho appena cominciato, tenetela lì perché è certo che molte carte verranno nerfate. Quindi se vengono nerfate, se voi le disincantate, quelle classiche, sicuramente troverete della dust aggiuntiva perché recupererete il 100% di quelle che valgono. Quindi una leggendaria, ribadisco, che viene disincantata adesso vale 400, se poi viene nerfata varrà 1600. E quindi ragazzi, il consiglio ve l'ho dato, ringraziandovi per le like, commenti e le visualizzazioni, scrivete tutto quanto qui sotto, sarà un piacere leggervi e rispondervi. Un saluto dal Duca, alla prossima, ciao.